L'estate è alle porte, quindi occorre asciugarsi, fare sport almeno 30 minuti al giorno, proprio per aumentare il proprio tessuto muscolare. Inoltre la dieta fa molto oltre allo sport perché aiuta ad asciugare e ad avere un fisico sempre perfetto. Qualche consiglio nutrizionale: ridurre quelli che sono gli alimenti eccessivamente zuccherati o raffinati, quindi prodotti industriali, pane con farina 00, quindi pane bianco, troppe pasta, troppo riso, patate lesse, magari da limitare perché sono alimenti ricchi e carichi di zuccheri. Magari se li consumate, accompagnarli a della verdura, meglio cruda che cotta, così si ha un assorbimento perfetto delle vitamine e dei sali minerali. Magari gli alimenti da prediligere potrebbero essere le proteine, sia di origine animale, quindi carne, pesce, uova, anche affettati magri come la bresaola, e da ridurre invece quelli eccessivamente grassi, quindi tutti i tagli, per esempio i salumi, gli insaccati, anche la carne di maiale è leggermente più grassa, rispetto agli altri tagli di carne. Magari mangiare, anche dei legumi, non sarebbe male, come per esempio i fagioli, i piselli, i ceci, meglio i fagioli borlotti tra le diverse specie perché hanno un indice di zucchero inferiore. Quindi, da questo studio che leggevo stamattina dell'ARC, hanno un indice di zucchero proprio inferiore, anche non solo in cottura, ma anche da mangiarle in insalata. E quindi insalatone a volontà, quindi con anche del tonno per esempio o dell'uovo sodo, quindi fare un mix per esempio di proteina con verdura, sempre accompagnata magari da un pezzettino di pane integrale, magari tostato, che sarebbe l'ideale. Poi mangiate pesce perché il pesce aiuta anche a ridurre i livelli di colesterolo nel sangue. Limitare i grassi animali sarebbe l'ottimale, giusto per asciugarsi in previsione dell'estate e della prova costume, e magari prediligere gli oli vegetali come l'olio extravergine d'oliva, se consumato a crudo è l'ideale, proprio perché durante la cottura l'olio d'oliva si chiama punto di fumo, ha un punto di fumo leggermente più basso rispetto agli oli di semi, che sono i più indicati per cucinare, per esempio, fritture, eccetera, eccetera, che io sconsiglio però.